Paralizzare la Francia, questo l'obiettivo dei gilet gialli. Barricate, sit-in, proteste sulle principali arterie stradali, autostradali e alle frontiere, sfidando i divieti e i controlli della polizia francese. Qui siamo al Fréjus, dove circa 100 manifestanti hanno bloccato gli accessi al tunnel, paralizzando il traffico, file chilometriche di camion bloccati, tir di ogni nazionalità, auto in coda in attesa di passare il pedaggio. Una giornata infernale, come ci racconta questo camionista francese. Siamo qui, bloccati, senza niente da mangiare. E non si vede nemmeno la polizia, è incredibile. A scandire la protesta, slogan e cartelli con la scritta «L'orizzonte è il popolo», un messaggio diretto al presidente Macron e alla sua presa di posizione. Intanto c'è chi, per ingannare il tempo, simpatizza con i gilet gialli. O così, o così. O così, allora è meglio socializzare quando ci sono dei problemi. Però se c'è un po' di vino andrebbe meglio ancora. Le taxe trop lourdes. Un punto è chiaro, il movimento non cede, le tasse sono troppo alte, il nostro futuro è molto molto incerto, dice questo manifestante, e questo mette in pericolo anche il futuro dei nostri figli, i nostri stipendi. Come in tutta Europa, penso sia arrivato il momento di agire, ma senza violenza, fino a quando potremo. Intanto le proteste sono andate in scena in molte altre parti della Francia, da Chambéry a Lione fino a Marsiglia, dove i pompieri hanno solidarizzato con i manifestanti.